Vicky Mantegazza alla fine di questo derby, un derby bellissimo, un derby difficilissimo, con tante assenze, con un portiere titolare con tanto cuore e con un pubblico meraviglioso. Sì, no, è andato tutto bene, è stato difficilissimo per noi perché abbiamo un sacco di titolari e titolari importanti assenti, quindi questa vittoria, proprio una vittoria del gruppo, l'abbiamo sudata fino all'ultima goccia e sono veramente orgogliosa di come ha reagito la squadra. La squadra che veniva da un momento un pochino difficile, con diverse sconfitte, però ha saputo dimostrare di essere unita. Abbiamo visto tantissima gioia, tutta la squadra abbracciare questo portiere debuttante. Sì, ma in queste difficoltà la squadra cresce sempre, quindi prendiamo il lato positivo di questo momento, lo sappiamo che è un momento difficile, però nello stesso tempo rafforza il gruppo e quindi quando poi finalmente saremo al completo saremo più forti di tutti. Possiamo chiedere anche il sostegno? Mercoledì il Lugano ha bisogno anche del suo pubblico in una partita importantissima, quella di Coppa Campioni, perché bisogna vincerla, indipendentemente dal risultato soprattutto venendo anche il risultato del martedì. Sì, ma noi vogliamo vincere ogni partita. Mercoledì giochiamo una partita importante, però non abbiamo mai il tempo di tirare il fiato che arriva subito una partita più importante ancora dopo, quindi abbiamo sempre bisogno del sostegno di tutti, soprattutto in questo momento. Da un paio di mesi qui Mexori, cosa rappresenta per voi Mexori e il tuo rapporto con lui? Ah, Max Orley è un uomo di hockey, è un uomo con tantissima esperienza, è un uomo che riesce a accendere le emozioni di tutti e quindi siamo felici di averlo con noi e soprattutto anche in questo momento che gioca con una squadra veramente mal ridotta e non si è mai lamentato una volta e anzi ha preteso sempre di più dai suoi ragazzi. Ultima cosa, vincere 10 derby di fila non è facile per nessuno. Forse magari hai battuto anche il record del papà Geo. Vince 10 di fila. Il papà non ne ha mai vinti 10, comunque non è mai una competizione fra me e mio papà, questa è una cosa che fate voi. Io sono orgogliosa comunque di aver vinto 10 derby di fila, ma non come presidente, ma come tifosa e sono orgogliosa della squadra. Grazie, complimenti.